C'è la grande rivelazione del campionato, il Gravina, quinto in classifica sulla strada del Nardò, che torna in campo dopo due settimane di stop forzato causa contagi Covid. Ancora Carmud sul pallone, mette in mezzo per Borgia, ancora in orizzontale per Chacon e la conclusione, il gol di Tommasone. Chacon, passaggio filtrante per Tommasone che con un rasoterra ha battuto Petrarca, che serve Mariano. Mariano può entrare in area, mette in mezzo e c'è l'immediato pareggio del Nardò, ha segnato Cancelli. 1-1, botta e risposta nel giro di appena due minuti. Intanto c'è una conclusione da ottima posizione da parte di Mengoli, che era penetrato in aria. Pallone ora nella metà campo del Gravina, Mariano riesce a farsi largo sulla destra, entra in area Mariano, dinanzi all'avversario, il sinistro, il gol 2-1 del Nardò, grande azione di Mariano. Ma pallone nuovamente recuperato dai giocatori ospiti di Hop, c'è l'intervento di Petrarca e poi il diagonale al lato. E ora il solito Tuninetti sul pallone, a questa posizione sarà impossibile tentare la conclusione direttamente in porta, ma c'è Diop che di testa sfiora il palo alla destra di Petrarca, pericolosissimo il Gravina al 44esimo. Cristeschi, pallone al lato. C'è un tocco corto per Carmud che poi mette in mezzo la conclusione, il numero 10 in due tempi para a terra Petrarca. Il tiro allontana Petrarca con una mano e poi il pareggio del Gravina sul secondo palo, sul traversone dalla destra c'è stato il gol del pareggio della compagine ospite. Ancora un traversone alla sinistra, la traversa del numero 13. Attenzione, la conclusione, pallone che sbatte sulla traversa e poi c'è il gol di Diop. Il Gravina al 48esimo trova il gol della vittoria.